Siamo al terzo tema della nostra specializzazione intelligente, che è quella che riguarda l'educazione e la cultura. Un tema fondamentale, e oggi insieme agli operatori, agli industriali che hanno deciso di partecipare insieme a noi a questo tour, definiremo quali sono le aree tematiche, le aree industriali su cui è opportuno ed è utile fare trasferimento tecnologico e sostenerli economicamente per migliorare la strategia digitale, per migliorare la strategia dell'innovazione e soprattutto per tradurre quella rappresentanza industriale con maggiore competitività nel mercato. Quindi il primo di un'area tematica diversa dal solito, ma abbiamo scelto anche il posto giusto. Questo è un luogo particolare costruito con un'antica sapienza, è un'antica geometria che vede proprio qua l'incontro sull'innovazione, quindi paradossalmente sembrano due cose in contrasto, ma in realtà sono molto unite, perché se noi sapremo coniugare la sapienza antica con l'innovazione, con la tecnologia, riusciremo ad essere molto più competitivi come territorio, perché il nostro è un territorio con un'antica sapienza e con grandi capacità artigianali, manageriali, come vediamo in questo posto, dove dal nulla è stato costruito un luogo che porta avanti una tradizione amanuense antichissima, ed è stato costruito esattamente come erano costruiti gli antichi scriptorium, tipo quello di Fontavellana e altri, che hanno una cultura millenaria. E qua si fanno cose straordinarie con le mani, utilizzando una ritualità antica, ma anche con il supporto della tecnologia, dell'informatica, della scansione digitale, della stampa digitale. Quindi unire queste due cose è davvero la ricetta più dirompente che le Marche possono mettere in campo. Pertanto dobbiamo soltanto ascoltare le imprese, capire che cosa hanno bisogno per essere più competitivi anche nell'area cultura ed educazione, e la specializzazione intelligente abbiamo deciso di avere un'area di interesse anche per questo tema, perché riteniamo che sulla cultura fare specializzazione intelligente, cercare di innovare attraverso un trasferimento di tecnologia, potrà essere ancora più utile per le imprese dei prossimi anni, e quindi cercheremo di inserirle all'interno dei temi finanziabili per il prossimo POR. L'infrastruttura sicuramente è fondamentale, perché come le strade per l'automotive, si vendono le auto, ma se non ci sono le autostrade non sarebbe utile. In questo caso qui si costruisce la cultura, qui si costruisce l'arte, si costruisce l'educazione, e l'applicazione delle tecnologie e della digitalità sono uno strumento fondamentale. Tuttavia dobbiamo anche saper introdurlo, quindi non è così semplice, perché dobbiamo esattamente calare la scelta laddove c'è la domanda, altrimenti si rischia di avere un mismatch tra la richiesta e l'offerta. Quindi in questo momento è fondamentale ascoltare le imprese, capire da loro cosa gli serve, come gli serve, e fare in modo che questi soldi che arriveranno dall'Europa vadano davvero laddove possono imprimere competitività per le imprese.